Il secondo piano del Museo dei Cappuccini si apre con la sezione L'arte di donare l'arte e tra le sue opere presentiamo una tela di piccole dimensioni proveniente da collezione privata. Il dipinto è firmato in basso a destra e con un po' di fatica tra i fili d'erba si legge Phil Palizzi, uno dei modi di firmare del pittore abruzzese Filippo Palizzi. Il soggetto, molto semplice da individuare, è una capretta che bruca le foglie di un arbusto. È completamente immersa nel verde, senza nessun elemento che connoti in maniera particolare la semplice scena campestre. Filippo Palizzi era nato a Vasto nel 1818 e ben presto aveva dimostrato doti artistiche e particolare attenzione per la restituzione di un realismo minuto. A 19 anni fu ammesso all'Accademia di Napoli, dove rimase per soli 3 mesi, ormai indirizzato allo studio del vero. Per questo fu certamente influenzato dal fratello Giuseppe, più grande di lui, che viveva a Parigi, vicino al rinnovamento degli artisti francesi. Un suo ritratto fotografico eseguito dal celebre Nadar è allo stesso tempo ricordo del legame con Parigi che anche Filippo coltivò, recandovisi più volte, e segno della sua passione per la nuova arte della fotografia. Ma forse ancor di più, un ritratto inserito in un piatto di maiolica nel cui bordo sono decorati animali può riunire alcuni dei suoi tratti caratteristici. Dalla pratica di diverse forme artistiche, fu anche a lungo direttore della Scuola d'Arte Industriale di Napoli e la scelta di soggetti lontani dall'Accademia. La nostra capretta, databile al penultimo decennio del 1800, rientra tra quei temi presenti nell'opera di Filippo Palizzi, fin dai suoi primi esordi nell'esposizione a Napoli nel 1939, alla Biennale al Real Museo Borbonico. Il suo studio di animali viene acquistato dalla Duchessa di Berry. Nella realizzazione di questo soggetto è evidente l'indirizzo verista, tra i primi messi in atto nella prima pittura italiana dell'Ottocento, elemento divenuto molto importante all'interno della napoletana scuola di Posillipo. Il tema della capra che bruca sottolinea un forte e preponderante interesse per la natura, unica maestra, esaltata nelle sue forme da un impiego sapiente della luce. Il tutto dovuto all'attenta osservazione del vero e alla passione per la fotografia.